Ciao a tutti, eccoci qua. Siamo ritornati al villaggio e si è abbuiato il tutto. Ma che succede? Si è abbuiato il cielo. È venuto il buio all'improvviso. E quello cos'è? Io sono Yveltal, il distruttore, il flagello dei Pokémon. Il distruttore! Il flagello dei Pokémon. Ora assisterete a una dimostrazione del mio potere. Tremate, Pokémon! Il mondo del nulla vi attende. Assorbirò la vostra energia vitale. Oh. No, raga, non si può. No, no, Fini, non crediate di potermi sfuggire. Ovunque siate. Ovunque andiate. Io vi troverò e vi farò sprofondare nel nulla. Preparatevi, il vostro destino è segnato. Tremate di terrore. Abbandonate ogni speranza, non avete scampo. Mamma mia. Oh, madre. Andiamo. Come possiamo fare? Dopo quel terribile avvertimento, i Vital e Nuzleaf iniziano a pietrificare i Pokémon uno dopo l'altro. Nessuno poteva nascondersi e sfuggire al loro terribile potere. In un attimo, centinaia di Pokémon diventarono statue di pietra. Qualche giorno dopo, in cima al Monte delle Rivelazioni, Allora è vero, non è rimasto più nulla, l'acqua della luce è stata completamente risucchiata. Se penso che Stratosfera era la chiave di tutto, sapevo che era un essere umano, avrei dovuto capire. Che ingenuo sono stato. Non biasimarti, ne sapevamo troppo poco su tutta la faccenda. Quando abbiamo cominciato a capire era già troppo tardi. Però, grazie a Satossina, abbiamo capito molte cose. Tra l'altro, non ho più ricevuto notizie dal team delle antiche rovine. Probabilmente sono stati trasformati in pietra anche loro. Allora, Ampharos, che si fa? Sembra che al gruppo investigativo siamo rimasti solo noi due. Espur, sei tu? Tutto bene? Com'è la situazione al villaggio? Purtroppo sono diventati tutti di pietra. Sono rimasta solo io. E adesso? Cosa facciamo adesso? La situazione è preoccupante, è vero. Ma stai tranquilla. Troveremo una soluzione. Davvero? I tuoi poteri telepatici ci sono stati di grande aiuto. Grazie a te abbiamo saputo cos'è successo qui. Certo, ci sono ancora molte cose che ignoriamo. Ma continueremo a indagare. A questo, e quando saremo pronti affronteremo Yveltal e gli altri. Ce la faremo. Salveremo il nostro mondo. I Pokémon di Borgo Quieto e Stratussine e tutti gli altri. Espur, possiamo contare su di te? Ci aiuterai? Io non ho nessun potere, posto dove andare. Perciò, Ampharos, se c'è un modo per salvare tutti i Pokémon, io sono con voi. Contate pure su di me. Grazie, Espur. Questi avvenimenti ci hanno sopraffatti. Ma troveremo il modo di metterci in piedi. Sì, ce la faremo. Ne sono sicuro. Ammappate. Salva, salva, noi salviamo sempre. Ok, salvataggio completato e andiamo avanti. Capitolo 17, il mondo del nulla. Dove siamo? Ma dove? Stasi! Oh, Stratossina! Ma cosa? Ah, guarda, Stratossina! Dove siamo? Cos'è questo posto spaventoso? Fa venire brividi, ma come siamo finiti qui? Ah, ma certo, ora ricordo. Nuzleaf ci ha trasformati in pietra, ma dove siamo? Non capisco. Forse tutti quelli che diventano di pietra finiscono qui. Non ne ho idea, ma se è così, dove sono Arcanine e gli altri? Raikou, Suicune o anche Crocodile? Non ci posso credere, è stato Nuzleaf. C'era lui dietro tutto questo. Era uno dei cattivi. Oh, Stratossina, pensare che ti ha mentito fin dall'inizio. Che rabbia! Però, perché Nuzleaf voleva trasformare i Pokémon in pietra? Ah, che rompicapo, non ci capisco niente! E questo è proprio un posto terribile. Mi sento proprio a terra. Accidenti, cosa possiamo fare? Ci sono troppe domande senza risposta in questa storia, ma è inutile stare qui a rimuginare. L'importante adesso è trovare il modo di andare avanti, andarci da qui. Stasi? Sì, lo so. Non dobbiamo arrenderci. Non dobbiamo perdere le speranze. Mai e poi mai. Grande Stasi, tieni duro così. Vai. Oh, vediamo un po'. Strumenti, depositiamo qualche cosa. Questa bacca castagna. Proseguiamo nella landa infernale. Vai. Frustrato.
Porca miseria! Subito! Ma steso così! Mannaggia, ci sono rimasta malissimo! Ma steso subito! Subito una bacca arancia! Cioè, subito all'inizio ci hanno fatto fuori... Basta, basta. Non abbiamo prigione. E alla faccia. Un altro rivita al seme. Sprecato così. Oh, questi fanno male, Ma che botte! Madonna! Non è una botte! Mamma mia, proseguiamo. La situazione è grave. Questi tirano delle salaccate che ti portano via. Semibase non fa niente. Semifuoco. Sì, sì. Giochiamoci subito al semifuoco. Subito al semi. Oh mamma! Semibase non fa niente. Ramo spazza via. Puole fare. Agita. Tiamo, vai. Sì, non è che esiste, non usa la stasi, ma non è che l'abbia spazzato via tanto lontano, vi posso dire. Un trasporto altrove, ecco sì, bel teleramo, vai, ciao. E siamo al piano 3, 6, sì, l'onda infernale, la vedo buia, veramente buia, sempre più dura. Intanto usiamo un ramo guida per capire dove sono le scale. Mamma. In tal senso, in stasi. Ah, parliamo di cose serie. Ah, yeah. Allora, intanto proviamo con lo scacciaramo. Tu non fa, è morta. Stasi. Putrifichiamola. Beh, pure la trappola. Te possino. Andiamocene via di qui. Mamma mia. Questo è anche odioso. Quindi scacciaramo. Vattene via. Una revital sfera, sì, ci serve, perfetto, ottimo, quindi non si va avanti. Qui c'è questo che fa un dolore supremo che veramente, vattene via, come lo posso spingere, come faccio? Sì, bacca arancia, bene, avresti alquanto, come faccio a scacciarlo via, scusa, scacciaramo. Ma non lo colpisce, c'è il coso lì. Ah, quindi posso fare anche così. Ecco. Ah, bacca arancia, sì. Cos'è questo? Un ramo tunnel. Vai, andiamocene al piano 7. Non ho nemmeno preso salvadati. Ok, questo fa male. Ve lo posso garantire. L'ho visto in azione. Cambia prigione, la vita di Mokko. Cambia prigione, la vita di Pomodoro. Rallentamento, pietrificamento. Missi spillo. Ai, infatti, non lo sapevo. Là. Confondiramo, vai.
Ramo guida. Andiamocene via di qui. Mamma, ce ne so troppi qui. Teleramo, via. Andiamocene via. No, andiamocene via. Andiamocene via. Oh, però qui c'è una bacca, no? Mi sono fatta prendere dalla bacca. Però la bacca arancia è sempre comoda. Ok, salve, vai. Dai, no, oi, no, a me, stasi. Sì, piano 7. Dove siamo? Sembra una grotta, è tutto buio, non si vede niente. Tri. Ok, chi sarà? Ma questo suono, il gadget jeep. Oh, funziona il gadget jeep, silenzio, funziona il gadget jeep. Danny, sei tu, ti sentiamo. Stasi, sei tu, sì, c'è anche Statussina. Ah, bene, Dan, dove sei? Forse siamo vicini, continuate a camminare, ok. Sì, ah, meno male, salviamo. Finalmente, meno male, abbiamo salvato. Bene, l'ho detto. Deden e Mauli. Ah, bambini, state bene, che sollievo. Però siete qui, che significa? Che sì, sono stati trasformati in pietra, come noi. Oh, cioè, oh, nel senso, comunque aumenta il gruppo, perché in due era veramente difficile. Sì, siamo stati trasformati in pietra alle antiche rovine. Davvero? Degli stati poco non ci hanno presi di sorpresa. Le luci sulle loro dita hanno cominciato a lampeggiare. Un'ombra nera ci ha salito. Siamo stati pietrificati in un istante. Quei Pokémon, credi che... Sì, dovevano essere i Beam. Ma non capisco. Quindi anche loro sono in grado di pietrificare Pokémon. Ma voi sapete perché ci hanno pietrificati? No, sappiamo solo che ci troviamo nel mondo del nulla. A quanto pare è qui che finiscono i Pokémon pietrificati. Davvero? È scritto su queste pareti. Sono antiche iscrizioni Pokéglifi. Questo è il mondo del nulla. Qui viene imprigionata l'energia vitale dei Pokémon trasformati in pietra. È vero, c'è scritto qui. Ma tu riesci a leggere i Pokéglifi? Sì, non so com'è possibile, ma riesco a leggerli senza problemi. Incredibile. Io ci ho messo dei giorni a decifrarli. Tu leggi così come se niente fosse. Vedi? Stasi. Le mille risorse di Stasi. Della nostra piccola Stasi. I nemici che si incontrano nel mondo del nulla non sono reali. Sono delle semplici illusioni create dall'odio. Per poter lasciare questo luogo bisogna avanzare e sconfiggerli. Oh, i Pokémon prima qui sono solo delle illusioni. Ma fanno male davvero però. Ma come mai queste scritte sono qui? Sono iscrizioni molto antiche. Probabilmente non siamo i primi a essere stati pietrificati. Altri Pokémon sono stati qui prima di noi e hanno lasciato queste iscrizioni. Insomma, se i Pokémon pietrificati finiscono qui, anche i nostri amici devono essere qui da qualche parte. Ho cercato di mettermi in contatto con loro, ma a quanto pare non riesco a scoprire grandi distanze. Io e Deden siamo riusciti a ritrovarci perché eravamo abbastanza vicini. Ah, ecco perché prima hai capito che eravamo vicini. Che c'è? Questo posto è spaventoso, mi sento triste e scoraggiata e sono contenta di avervi ritrovate. E che io e Statuzzino non ci siamo arresi e siamo andati avanti. Però, Sniff, Stasi, altri Pokémon in un passato lontano sono stati qui e hanno lasciato queste iscrizioni. Perché, pensaci, sicuramente volevano arrivare a avvisare altri Pokémon trasformati in pietra. Hanno scritto queste cose sperando che gli altri nella loro situazione le leggessero. E perché, secondo te? Perché volevano farci sapere che esiste una via di uscita. Yes! Allora... Non dobbiamo disperare. Sì, ma certo, è così. Ci sono ancora speranze. Statussina, sono proprio una fifona. Non riesco a lamentarmi, scusami. Però adesso va meglio. Forza, in marcia, c'è ancora molta strada da fare. Dobbiamo cercare gli altri e andarcene da qui insieme a tutti i costi. Ok. Oh, vedo che c'è il punto dove posso prendere la roba. Strumenti, ritira. Sì, quasi. Meritivo questo, un salvadati, che non fa mai male. Deposito, allora mi deposito il questo lo deposito, mela di mela la deposito, un'altra mela la deposito, ne tengo 4. Questi quanti ce n'ho? 3. Ma questo lo posso depositare 1. Semibase via. Come mai queste semi base? Sono piena di semi base che poi mi occupano bacca fragola. Tengo. Va bene, vai. Salviamo. Sì, vai. E vai. No, è già salvato. Vai. Proseguiamo. Andiamocene. Sì, proseguiamo nel nostro dungeon. Bene. Chi portiamo con noi? Bene, partiamo. Ho scelto Maule in squadra e partiamo. La grotta del baratro.
Vediamo di trovare qualche altro da inserire all'interno della... della squadra. Avresti scocciato. Dai, attacco a 3. The Den, dai. Frustata. No, mi si spiega il bot. Oh, beh, andiamoci subito qua a prenderci della roba. Che cappero, ci sono dei nemici qua. Dai, The Den, dai, The Den. Mi si spiega. Vai. Ah, cosa c'è? Questa una sfera, un cavo sfera. Super efficacia. Vai. Oh, piano 1, fatto. C'era un seme lì? Non ci ho fatto caso, mannaggia. Qui è quello che ha... Quello non è quello che prende le sembianze. Va, grande Mauli. Subito, ramo guida. Giù, andiamoci di qua. Un cavo sfera. Oh, ma perché prendi me sempre? Tieni. Mauli, aiutaci. Grande, Mauli. Qui c'è un ramo guida. Sì, continuiamo con i rami guida. Quindi lo riutilizzo. Subito. Là. Addormenta ramo. Soldi. Ma perché soldi? Mi servirebbero più baccarance, robe varie così, Stasi, non devi attaccare chi dorme. Lasciami stare. Poi ti fanno del dolore fisico, muori. Mi fai sprecare le vital semi. E siamo fritti, che non le uso, non le posso usare poi per me. Allora, fammi usare un incavosfera, usa. Così aumento, poi ramo guida. Bene, andiamo di sopra, andiamo di lato. Andiamo di qua, eccoci subito, il nemico alle porte. Facciamo una mossa a 2. Ma dov'è Mauli? Ah, ecco. Ecco, ma confuso. Attrazione. Non c'ho la cura. Oh, grazie. No, 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 no. Una baccarancia per me, grazie. Aiuto, aiuto Mauli, vieni qui. È andata di luce, Mauli, vieni qui. E ci sono soldi, quindi va bene. Andiamo subito, sì. Proseguiamo, almeno... Ci riuniamo, compattiamo la squadra che se ne erano andati tutti a giro. Mamma mia, ho preso la vita insieme. Bene. Ecco, Stasi, veramente, l'ho preso ora e me lo fai consumare. Ramo prigione. No, ho preso Stasi. No, ma ha addormentato Mauli. Aspetta un po'. Addormenta ramo. Mi si spillo. Non gli ho fatto niente. Grazie Mauli. Mi sono addormentata io stavolta però. Ramo guida. Andiamo in su. Niente, era un metallo prezioso che si è schiantato da solo. Oh, bene, altro ramo guida. Oh, maledetto. Mi si spillo. Ale, morto. Andiamo su. Allo! No, via. No. Non so se fammi ottenere soccorso, ma teniamo soccorso, via.
benissimo, con l'aiuto di l'isola di Pelipper sono andata a recuperare Chespin, il mio personaggio, così ho recuperato le forze e non ho riniziato proprio da capo. Vediamo un po'. Mela. Quasi quasi me la mangio. Ma cappero era piena. La scambia con un seme base. Mamma mia, ma ce l'ho il seme base da poter scambiare. E quindi andiamocene. Inseriamolo nel metacerchio lì. E passiamo da qua sotto, deciso. E no, non ho deciso. Ho deciso male perché è da qua. mannaggia le trappole. Eccoci. E andiamo al piano 7. Sì. Grotta del baratro, piano sotto. Ma incontriamo qualche altro amico da unirci. Intanto ci stanno attirando come un poco dalla lontana. Dalla lontananza e in lontananza, e soprattutto stanno facendo anche del dolore. Cioè, è l'unico questo tipo. Ora faccio attrazione. Ok. Perfetto. Andiamo in su. Oh, niente, non sono qui le scale. Attacco a due con stasi. Mauli, aiutaci. Aiutaci, per favore, Mauli. Tieni, beccati questo Misty Speed. Vabbè, non ci aiutare, Mauli. Tranquilla, abbiamo fatto da soli. Misty Speed. Si è avvicinato. Attrazione. Ai, 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 ai. Tocca un attacco a doppio e voilà. Ciao, ciao. Inserisci. E andiamo. Un altro. Si fa avanti. Attacco a due. Ma Mauli, sta dietro. Aiutaci, Mauli, aiutaci. Mi si spillo. Wow. Ci sono riuscita. Oh, qui ci sono le trappole. Maledette trappole. Allora, voglio andare di qua. E non è nemmeno qua. Qui. Grim e Pappa ce l'ho. Quindi possiamo andare in giù. Mamma mia. Ah, c'era un nemico, l'ho visto adesso, ottimo, sono riuscito a sconfiggere da soli. Sto facendo a zigzag. Eccolo qua. Allora, prendiamo questo, tempo, inseriamolo il fuoco al cerchio. Poi, cosa c'è qui? Ramo prigione, i soldi, là c'è una sfera, prendiamola, in cavo sfera, usala e via. E andiamo. Piano, oh là, fermi, ci uniamo forse a qualche altro. Delle altre iscrizioni antiche. Stasi, puoi leggerle? Sei più veloce tu. Subito, vai! Allora, vediamo un po' cosa dice. Dunque, vediamo. Abbiamo scoperto perché i Pokémon diventano di pietra. La causa di tutto è la materia oscura. La materia oscura. Poi dice, la materia oscura assorbe l'energia vitale dei Pokémon trasformandoli in pietra. In questo modo si alimenta e cresce. Più Pokémon pietrifica, più si espande e diventa potente. Che vuol dire? Secondo quello che è scritto qui, il fenomeno della pietrificazione dei Pokémon è dovuto alla materia oscura. Ma sono gli stati Nuzlocke e Yveltal a pietrificarci. Come cosa c'entra la materia oscura? E che genere di creatura sarà? Un Pokémon come noi non lo so. È la prima volta che sento parlare. Aspettate, là ci sono delle altre iscrizioni. Vediamo un po'. Fate attenzione alle ombre del nulla. E se possono... Oh, le frasi sono incomplete. Chi l'avrà scritto doveva avere molta fretta. Oppure qualcosa di impedire di finire. Ma cosa sono le ombre del nulla? Dice che dobbiamo stare attenti. Eh beh, certo. Diciamo che il luogo non è tanto tranquillo. Ah, non ci capisco niente. Ho una brutta sensazione. Ehi, un momento. Forse sto per darvi una buona notizia. Eh? Ah, sì. Vicinissimi. Bene, molto male. Come male? Ma, sì, esatto. Come? Ma era molto bene, forse. E voi? Ah, molto male era... Okay, che c'è anche Bise. Oh, amici, siete qui. Bise. E ragazzi, li abbiamo trovati. Sono qui. Chi c'è? Siamo sempre di più. Mauli. The Den. Ci sono anche Stasi e Stratussina. Arken, Bunnelby. Che bello rivedervi sani e salvi. Benissimo. I Pokémon trasformano in pietra finiscono questo. Ma gli hanno raccontato un po' tutto. Ma in realtà siamo ancora in pericolo. Sentivo che c'era qualcosa che non andava. Comunque, sono felice. Siamo di nuovo tutti insieme. Adesso mi sento più coraggiosa. Giusto. Il team... In seguimento Crocodile a quello degli anticorini sono riuniti. Forza, procediamo tutti insieme. Ora che ci siamo ritrovati, riusciremo sicuramente a uscire da qui. Io sono fiduciosa, non arrendiamoci. Ottimo, quindi ci siamo uniti al team.
Quindi tutto il jeep è unito, però ho visto che c'era una macchia nera là. Cosa sarà stata? Salviamo il gioco, sì! Io direi che per oggi può bastare in questo video. E, infatti si sta aprendo il capitolo 18 delle speranze. Bene, detto questo io vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao a tutti!